Buongiorno a tutti, oggi parliamo di alimentazione in gravidanza. La gravidanza è un momento speciale della vita della donna in cui generalmente si è più portati a scegliere uno stile di vita equilibrato e una dieta sana. Può essere anche il momento per riconsiderare la dieta di tutta la famiglia e adeguarla a uno stile di vita corretto. Per quanto riguarda la dieta da seguire, è fondamentale scegliere la dieta mediterranea. Tipica del nostro territorio, è una dieta ricca di pasta, riso, abbondante uso di frutta e verdura, legumi e un consumo costante nelle settimane di pesce e di carne. In particolare è bene scegliere più frequentemente la carne bianca rispetto alla carne rossa. Come condimento è fondamentale l'utilizzo dell'olio extravergine di oliva, possibilmente a crudo. Alcuni consigli sono fondamentali per la donna in gravidanza. È importante consumare pasti piccoli e frequenti, quindi evitare i digiuni prolungati e i pasti molto abbondanti. Fondamentale una buona idratazione di almeno 1,5 litri al giorno ed evitare il consumo di alcolici e limitare invece quello di dolci, zucchero, sale e contenere il consumo di caffeina che si trova nel caffè, nel tè, nelle bibite e nel cioccolato. Per le donne che non sono immuni alla toxoplasmosi, alcune raccomandazioni sono fondamentali. È importante mantenere un'igiene rigorosa degli alimenti per quanto riguarda la carne, la frutta e la verdura. La carne deve essere consumata sempre ben cotta, quindi tutta la carne che viene cucinata non deve essere al sangue ma con una cottura più alta. I salumi non devono essere consumati crudi, sebbene sia importante ricordare che la stagionatura protegge dalla toxoplasmosi, quindi prosciutto crudo o salame stagionati oltre i 30 mesi sono considerati sicuri. Per quanto riguarda l'igiene di frutta e verdura, è bene lavare con bicarbonato e risciacquare abbondantemente e asciugare tutta la frutta che viene consumata non sbucciata o la verdura che non viene cotta. Per quanto riguarda l'utilizzo di integratori, non ci sono integratori particolarmente consigliati se la donna non segue uno stile di vita sano e una dieta equilibrata. Tuttavia, l'acido folico va comunque integrato da almeno 1-2 mesi prima del concepimento e per tutto il primo trimestre di gravidanza. Questo per prevenire i difetti del tubo neurale come la spina bifida. Infine, per quanto riguarda le quantità, è importante ricordare che non è necessario mangiare per due, ma due volte meglio.